Sì, vi do il benvenuto, apro i lavori per conto di Formez PA che ospita questo ciclo di webinar inseriti nell'ambito dell'attività di formazione dedicata ai responsabili per la transizione al digitale che rientra tra le attività del piano triennale per l'informatica nella PA nell'ambito del progetto Italia Login che Formez segue. Già dall'anno precedente, dagli anni precedenti. Allora, buongiorno a tutti, vedo che siete numerosi, le iscrizioni erano tante. Do il benvenuto ai nostri relatori di Agid e ai nostri rappresentanti, diciamo, delle amministrazioni che porteranno anche dei casi concreti. Come vi diceva Stefania, cercheremo di rispondere a tutte le domande nel corso del webinar, nel caso non ci dovessimo riuscire, ci impegniamo a darvi una risposta scritta e troverete poi la documentazione sempre sulla pagina di Eventi PA da cui vi siete iscritti. Io chiedo ai relatori di passarsi la parola tra di loro alla fine dell'intervento, così non tolgo tempo. Quindi lascio la parola alla prima relatrice e lascio la parola a Stelio Pagnotta per Agid che appunto vi introduce. A seguito c'è Glenda Gentili, Angela Creta, poi Leonardo Cherubini per il MEF e Roberto D'Alessio per Roma Capitale. Allora, buon webinar a tutti, grazie. Salve a tutti, buongiorno. Come hanno detto le colleghe del Formez, sono Stelio Pagnotta di Agid e farò una brevissima introduzione sul tema. Come hanno detto, questo webinar si inserisce all'interno di un percorso di formazione pensato per responsabili per la transizione al digitale. I responsabili per la transizione al digitale sono quei soggetti previsti dal CAD che, come sapete, devono occuparsi di guidare la trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni. All'interno del piano triennale abbiamo dedicato ampio spazio a questa figura e il capitolo 11 dedica uno specifico paragrafo con tutta una serie di obiettivi che ho riassunto in questa slide. Quindi, c'è la necessità di stimolare le amministrazioni ad individuare un RTD, di innescare un processo di collaborazione tra RTD ed amministrazioni, di avviare specifici gruppi di lavoro tematici per poter guidare la trasformazione digitale degli enti. Oltre chiaramente agli obiettivi, il piano triennale prevedeva anche due linee d'azione concrete, la 82 e la 83, che facevano riferimento alla necessità di costituire una rete di RTD e di avviare una serie di iniziative di formazione. Questa attività di formazione si inserisce per l'appunto in questa linea di azione e l'obiettivo di questo percorso di formazione è appunto quello da un lato di supportare in qualche modo i responsabili per la transizione al digitale, dall'altro di favorire anche un confronto tra responsabili per la transizione al digitale e istituzioni e anche tra responsabili per la transizione al digitale stessi. Questo webinar, come ho detto, sarà dedicato alla comunicazione dei servizi digitali che rappresentano, magari si tratta di un'attività che non è considerata core in qualche modo per un RTD, ma lo stesso CAD diciamo che richiama in una delle lettere dell'articolo 17 la necessità anche di portare avanti delle attività di promozione per quanto riguarda le direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie. Quindi chiaramente anche la comunicazione finisce per essere un elemento importante dell'attività dei responsabili per la transizione al digitale ed è per questo che anche all'interno di questo percorso di formazione abbiamo pensato di dedicare uno specifico webinar e uno specifico modulo a questo tema. Io ora passo la parola alle colleghe Glenda Gentili e poi Angela Creta che approfondiranno le attività di Agid al riguardo, in particolare approfondiranno il progetto Comunica Italia.
passo le cuffie e il microfono a Glenda. Buongiorno a tutti, spero mi sentiate. Grazie per la vostra presenza, grazie sempre a Formez per la disponibilità e per la collaborazione per questi webinar. Vado avanti con le slide, perdonatemi. Io vi presenterò brevemente il contesto nel quale nasce Comunica Italia, che è appunto questo progetto di Agid per la promozione dei servizi pubblici digitali. A seguire la collega Angela vi parlerà diciamo, degli aspetti più tecnici e anche più pratici di questo progetto e avremo anche due interessanti case history e ringrazio infatti i colleghi che ci presenteranno appunto le loro esperienze. Qui una breve carrellata di quelli che sono i documenti, diciamo, che hanno definito le linee strategiche della digitalizzazione, della crescita digitale appunto del nostro paese, partendo appunto dalla strategia per la crescita digitale redatta nel 2015, passando poi per il modello strategico ICT e il primo piano triennale ICT 2017-2019, che è stato poi appunto aggiornato nel corso dell'anno corrente, che definisce appunto gli obiettivi e i programmi per la trasformazione digitale del nostro paese e al cui interno ovviamente si parla anche di servizi digitali e dell'importanza quindi della diffusione e dell'utilizzo di tali servizi. Un breve passaggio su quello che oltre al lavoro che adesso vi descriveremo è il supporto che fa Agid in particolare per ora agli enti locali grazie all'accordo con le regioni che è stato siglato nel febbraio 2018 e che prevede anche proprio una linea di azione dedicata al supporto per la comunicazione. Perché nasce Comunica Italia? Nasce indubbiamente dalla consapevolezza che il nostro è un paese che crea molti servizi pubblici digitali, così come emerge anche dal DESI, che è appunto l'indice di digitalizzazione dell'economia e della società, ma tali servizi sono purtroppo poco utilizzati sia da parte di cittadini che di imprese. Pertanto, la posizione appunto del nostro paese, soprattutto appunto se andiamo a vedere gli utenti di e-government, è veramente bassissima, siamo in 27esima posizione, soltanto il 37% degli utenti utilizza servizi digitali o moduli anche precompilati della pubblica amministrazione. Questo comporta quindi una problematica sicuramente da superare, per cui bisogna sicuramente andare a lavorare e a incidere sulla informazione e sulla comunicazione dei servizi digitali. E questo è un aspetto che viene rilevato anche dal rapporto AgiCensis che è stato diffuso all'inizio di questo anno, dove proprio viene diciamo, indicata fra i fattori anche di non utilizzo dei servizi digitali, proprio la mancanza di un'adeguata informazione, di un'adeguata comunicazione anche da parte delle pubbliche amministrazioni. Infatti, sul campione, diciamo, che è stato intervistato, soltanto il 9,2% si dichiara completamente informato sui servizi pubblici digitali, mentre oltre la metà dichiara appunto che l'informazione è carente. È carente in parte perché sono proprio gli enti pubblici, le amministrazioni che fanno poca informazione, in parte perché sono anche i cittadini stessi che ammettono di informarsi poco e quindi di non essere appunto sufficientemente a conoscenza dei servizi che le amministrazioni mettono a disposizione. Un ulteriore elemento che ritengo interessante è la conoscenza dei servizi digitali, cioè quali sono poi i servizi digitali più conosciuti. Ai primi posti abbiamo servizi che vengono erogati da provider privati, come per esempio la PEC o la fatturazione elettronica o la firma digitale. Se andiamo per esempio a cercare SPID, che è il sistema pubblico di identità digitale di cui parleremo anche con la case history più avanti e che deve essere, diciamo, la chiave unica d'accesso ai servizi digitali, dobbiamo un po' scorrere diciamo questo grafico che vedete nella slide per vedere appunto che la conoscenza di SPID è ancora poco
diffusa presso gli utenti. In sintesi, quindi, potremmo dire che le cause dello scarso utilizzo dei servizi pubblici digitali sono un po' un mix di carenze sia dal lato della domanda che dal lato dell'offerta, per cui scarsa informazione, a volte poca usabilità dei servizi pubblici, anche assenza di connessione in alcune zone del paese, nonché un deficit di competenze digitali da parte quindi della domanda, quindi da parte dei cittadini. Io aggiungerei anche una certa resistenza all'utilizzo dei sistemi digitali, anche quando presenti, anche quando semplici da usare. Purtroppo spesso i cittadini tendono a voler andare presso l'ufficio e quindi ad avere, diciamo, a non sostituire, ecco, il rapporto personale o allo sportello con appunto il servizio digitale. In questo senso, quindi, cosa vuole fare Agid e cosa sta facendo? Agid lavora ormai da tempo per fornire strumenti e metodologie che siano utili a progettare ed erogare servizi digitali. E questo lo fa con le linee guida di design, con designers, quindi con tutta una serie di strumenti e di kit che servono proprio a disegnare e a rendere effettivamente fruibili e facili da usare i servizi digitali. Sul fronte invece della comunicazione e dell'informazione, Agid ha avviato appunto questo specifico progetto che si chiama Comunica Italia, destinato appunto alle PA, che vuole dare diciamo delle linee guida e degli strumenti per le attività di promozione e comunicazione dei servizi digitali. Inoltre ha anche lo scopo di sensibilizzare sempre più i professionisti della comunicazione proprio alla piena comprensione del ruolo che essi hanno all'interno delle amministrazioni e anche della trasformazione digitale dei servizi pubblici, quindi fare in modo che la comunicazione sia una leva strategica per l'attuazione delle politiche pubbliche, cioè senza diffondere la conoscenza, la comunicazione dei servizi che si vogliono erogare, questi servizi ovviamente non saranno mai utilizzati. Comunica Italia si compone quindi in sintesi di due, diciamo, macrocategorie. Da una parte una sorta di linee guida di marketing, comunicazione e storytelling per appunto improntare, per organizzare le attività di comunicazione e una parte più diciamo pratica che è quella dei toolkit, quindi di una serie di format personalizzabili che possano essere utilizzati per diffondere alcuni servizi digitali sui quali appunto sono stati modulati diciamo questi kit, ma che poi si possono anche ovviamente adattare per altri casi d'uso. Infine un breve passaggio su quella che è stata diciamo la roadmap, la timeline del progetto, un progetto che ha occupato Agid per 12 mesi, da marzo 2018 a marzo 2019, partendo ovviamente da gruppi di lavoro dedicati alla definizione diciamo delle linee progettuali. Una prima stesura di linee guida che sono andate in consultazione e che poi sono state quindi rilasciate in una versione definitiva, la pubblicazione e la presentazione del sito comunica.italia.it che fa un po' da contenitore, da collettore di questi strumenti e l'implementazione entro appunto dicembre 2018 del primo kit dedicato a SPID. Gli ultimi mesi diciamo, del progetto sono stati dedicati a un lancio, diciamo, della campagna online attraverso Facebook e dei Google Ads per diffondere appunto il progetto. Sono stati rilasciati ulteriori due kit e sono stati anche svolti degli eventi di diffusione del progetto, un po' come stiamo facendo ora con questo webinar, per appunto diffondere sempre più presso le amministrazioni la conoscenza di questo strumento. Obiettivi futuri, quello di cercare di arricchire sicuramente il kit di strumenti a disposizione delle amministrazioni, nonché provare anche a fare un'evoluzione delle linee guida. Lascio adesso la parola ad Angela che vi approfondirà appunto gli aspetti più tecnici del progetto. Grazie.
Buongiorno a tutti, mi sentite? Chiedo in chat se mi sentite. Perfetto. E sono Angela Creta dell'Agenzia per l'Italia Digitale e come ha anticipato la mia collega Glenda, vi racconterò come è organizzata, diciamo, il progetto Comunica Italia. E quanti di voi si occupano di comunicazione all'interno di questo webinar? Iniziamo con una domanda per capire anche un po' come impostare quella che è la... Ok, perfetto. Allora, nel frattempo che rispondete vi racconto. Vado col mouse. Ok. Quali sono stati i ragionamenti che ci hanno portato a creare Comunica Italia? Un po' diciamo quelli di analizzare quella che è la contemporaneità in cui viviamo, in cui diciamo, la pubblica amministrazione si confronta con un mondo che cambia velocemente e con usi e consumi da parte degli utenti che sono fortemente diciamo, sofisticati ma anche fortemente evoluti. In questa slide vedo un pezzo di una famosa serie TV che si chiama Mad Men, che un po' racconta come si è affermata la cultura della pubblicità e diciamo del marketing in America. Ecco, ci piace pensare che la pubblica amministrazione sia un po' agli inizi per quanto riguarda la capacità di affermarsi con delle campagne di comunicazione strategiche strutturate per promuovere per la promozione dei servizi digitali. E quindi un po' quello che cambia in questo periodo è che la pubblica amministrazione non è più diciamo, una sorta di monopolista nella fornitura dei servizi al cittadino, ma si confronta con dei player privati e da una parte, mentre dall'altra l'utente abituato a Netflix, abituato a Trainit, a Google, non accetta più che determinati standard di servizio non possano diciamo, soddisfare le aspettative che hanno da parte del privato per risolvere quelli che sono i loro diciamo, bisogni primari, come lo spostarsi, sentirsi al sicuro, avere delle informazioni. Per cui qual è diciamo, l'importanza che all'interno di questo processo di affermazione della comunicazione come leva delle politiche pubbliche? Sicuramente quello di far passare il concetto che la conoscenza dei servizi pubblici, la promozione dei servizi digitali è una parte integrante, diciamo, del processo, di erogazione dei servizi stessi. E allora questo è il ragionamento da cui siamo partiti per analizzare un po' quella che poteva essere uno strumento utile, per facilitare le amministrazioni sia verso la comprensione di questa cultura, ma anche nel mettere in atto delle strategie di promozione dei servizi digitali. Cosa abbiamo fatto? Ci siamo resi conto del fatto che ci troviamo in un mondo estremamente complesso, in cui gli utenti sono sicuramente iperconnessi, e a livello accademico si parla di sovraccarico cognitivo o comunque di, diciamo, di platform society, quindi cambiano gli usi e consumi dell'utente, cambiano anche il tempo che gli utenti spendono durante la loro quotidianità, che è sempre più online, sempre più nelle piattaforme di social network o di messaggistica istantanea. Per cui se voi pensate a cosa succede in un minuto su internet, ci sono circa 2 milioni di login su Facebook, ad esempio, vi rendete conto di come anche nella promozione delle proprie attività l'amministrazione deve necessariamente stare al passo con i tempi, deve necessariamente fare i conti con i nuovi strumenti di comunicazione e anche le nuove modalità di promozione delle proprie attività. Qual è, diciamo, anche l'altro assunto da cui siamo partiti? Sicuramente questo, che quello su cui la pubblica amministrazione deve lavorare, ce lo dice anche il DESI, ce lo dice anche il rapporto del Censis, è soprattutto la relazione con l'utente. Ma cos'è una relazione se non un rapporto che si basa sulla fiducia? E allora come si può alimentare la fiducia tra la pubblica amministrazione e i cittadini se non attraverso una strategia continua di cura dell'utente, di rapporto, di trasparenza e di appunto comunicazione? Quindi diciamo che quello da cui che
di cui ci siamo resi conto ovviamente che il fallimento di una relazione è quasi sempre un fallimento di comunicazione, per cui la pubblica amministrazione ha bisogno di strumenti che le consentano di non considerare più questa attività come l'ultimo miglio di un processo, ma come parte integrante anche dello sviluppo dei servizi digitali. È un processo che tendenzialmente va fatto anche se non contemporaneamente alla strutturazione, diciamo, di un'organizzazione all'interno della pubblica amministrazione oppure della costruzione di un servizio. Ed ecco che siamo arrivati a Comunica Italia. Comunica Italia è uno strumento di facilitazione, si compone di guide operative suddivise nelle più classiche strategie, approcci alla comunicazione, quindi comunicazione, marketing e storytelling, e sono delle guide operative che consentono i comunicatori pubblici, ma anche chi non si occupa di comunicazione, di declinare una strategia di comunicazione adatta alle proprie esigenze. È uno strumento modulare perché? Perché non esiste una pubblica amministrazione, ne sono 22.000, ma così come non esiste la ricetta magica del marketing o della comunicazione. La comunicazione non è una materia statica, è una materia che si evolve con le attività stesse e soprattutto ha necessità di essere cucita sartorialmente su quelle che sono le esigenze del territorio, il target, degli utenti. Ci sono parole che possono essere più o meno significanti per una comunità di riferimento, per cui non è una diciamo una strategia che è diciamo calata dall'alto, ma sono degli strumenti operativi che possono essere modulati a seconda delle esigenze delle amministrazioni. Quello che abbiamo voluto fare è aiutare appunto le amministrazioni a promuovere i servizi della pubblica amministrazione. Lo abbiamo fatto per favorire la facilità con cui raccontare le possibilità offerte dal digitale e aiutare le amministrazioni a far co rendere consapevoli gli utenti che le abitudini possono cambiare in meglio proprio grazie ai servizi digitali. Lo abbiamo fatto attraverso una consultazione pubblica. Le tre guide di comunicazione sono state messe in consultazione pubblica, ognuna di loro per un mese, e siamo arrivati alle linee guida per la promozione dei servizi digitali. In questa slide vedete dei dettagli appunto, diciamo, della consultazione pubblica, delle consultazioni pubbliche che abbiamo fatto, e qui vedete, entriamo un po' più nel vivo dello strumento. Che cosa sono le linee guida? Sono appunto degli strumenti che consentono di capire come impostare una strategia di comunicazione. Il primo assunto da cui partiamo è che dobbiamo stare dove stanno i cittadini, quindi non fare come promozione dei servizi digitali non significa necessariamente utilizzare gli strumenti digitali. C'è bisogno di capire, a seconda di quelle che sono le esigenze del proprio target o dei propri obiettivi di comunicazione, quali sono gli strumenti che possono essere più utili. Cioè, banalmente, all'interno di una strategia di promozione dei servizi digitali potrebbe essere necessario organizzare un'assemblea con i cittadini, oppure fare una conferenza stampa, oppure fare anche delle brochure, dei volantini per promuovere la diffusione dei servizi digitali. Ecco, Comunica Italia aiuta a capire se i diversi strumenti della comunicazione, i diversi prodotti della comunicazione possono essere calati nel contesto dell'amministrazione e del territorio. Abbiamo inserito all'interno delle linee guida delle indicazioni che sono il devi, dovresti e potresti, che aiutano l'utente a capire quali sono, diciamo, le attività base che devono portare avanti per una strategia efficace, cosa invece dovrebbero fare per affinare la propria strategia e cosa, se ovviamente hanno magari del budget, magari diciamo una struttura organizzativa che consente di diversificare la strategia, cosa potrebbero fare. Ovviamente sono distinte, come vi ho detto prima, in marketing, comunicazione e storytelling, perché provo a rispondere anche ad alcune considerazioni all'interno della chat. Perché il marketing? Perché noi pensiamo che la pubblica amministrazione possa usare nella promozione dei servizi, cioè possa trovare delle strategie alternative alla classica comunicazione per far sì che l'utente conosca i servizi digitali, ma soprattutto capisca cosa sta succedendo nel processo di transizione al digitale. Per cui perché non utilizzare le strategie classiche del marketing per impostare una promozione dei servizi digitali, o perché non pensare a delle strategie promozionali per promuovere il passaggio dei servizi dal, dal,
dal canale fisico al canale digitale, o anche perché non ragionare con delle partnership con altre pubbliche amministrazioni o con altri attori che possono aiutarci a veicolare quello che è il nostro messaggio. Per cui diciamo che le linee guida relative al marketing danno delle indicazioni su quelle che possono essere le strategie più classiche del marketing o del marketing digitale per aiutare l'amministrazione a ragionare anche sulla cultura della promozione dei servizi digitali, mentre per quanto riguarda le linee guida di comunicazione sono organizzate per orientare il comunicatore o chi si deve occupare di organizzare una strategia di comunicazione a capire come può essere organizzato un piano di comunicazione, quali sono le domande che si deve porre per impostare una strategia di comunicazione, ma soprattutto come può scegliere diversi strumenti di comunicazione, diversi prodotti di comunicazione per appunto organizzare la propria strategia. Le linee guida di storytelling, che ci tengo particolarmente a sottolinearlo, parlano di come è possibile raccontare la propria strategia di promozione dei servizi oppure l'innovazione di un servizio. Però attenzione, non nell'accezione più comune dello storytelling. Noi non diciamo, all'interno delle linee guida noi non vogliamo far passare il concetto che va raccontato, ma che si può utilizzare l'espediente narrativo del racconto per rendere più semplici dei concetti complessi. E sicuramente il collega di Noi PA vi racconterà un'esperienza simile. Quando si tratta di comunicare processi complessi, come ad esempio il passaggio al cloud oppure la sicurezza informatica, magari le tecniche narrative del racconto possono essere molto più utili per far passare dei concetti all'interno dell'immaginario collettivo, ma soprattutto per rendere, creare anche un senso di empatia nei confronti di un processo di transizione che comunque comporta degli ingenti investimenti da parte della pubblica amministrazione, ma il cui risultato positivo in termini di collettività può richiedere un periodo più o meno lungo. Quindi magari lo storytelling aiuta in questo senso a creare una sorta di empatia verso questo percorso che porterà sicuramente ad un miglioramento della qualità della vita di tutti. Un'altra cosa che voglio puntualizzare sullo storytelling, sulle linee guida di storytelling, è che sicuramente quello che noi all'interno delle linee guida e che è la condizione basilare per poter fare una strategia di storytelling è la verità. Cioè noi non dobbiamo andare a raccontare cose che non corrispondono alla verità rispetto alle iniziative che portiamo avanti. Una delle condizioni base per utilizzare queste tecniche è soprattutto che quello che raccontiamo sia veritiero. E poi troverete un elenco delle tecniche classiche di storytelling e anche delle indicazioni per organizzare delle strategie di storytelling direttamente utilizzando i canali digitali oppure i social. Qui avete, dei dettagli di come sono organizzate le linee guida che sicuramente trovate sul sito comunica.italia.it e che vi danno, una sorta di dettaglio di quelle che sono le tecniche. Ad esempio, lavorare molto sul posizionamento online, provare a fare del social advertising, perché no, provare ad utilizzare degli influencer che non necessariamente devono essere Chiara Ferragni, ma che comunque all'interno della vostra comunità di riferimento oppure del vostro territorio possono aiutarvi a far veicolare in maniera più facile un messaggio. Queste sono dei dettagli relativi alle linee guida e sono intervallati da alcune immagini che hanno accompagnato la nostra campagna di promozione. Abbiamo un piano. Cosa significa? Significa che fare comunicazione non può essere improvvisazione. Per fare una strategia di comunicazione c'è bisogno di pianificare, di scegliere una metodologia ben precisa, ed ecco che le linee guida di comunicazione aiutano a capire come impostare questa strategia, cioè capire qual è il nostro contesto all'interno in cui si innesta il servizio che vogliamo comunicare, quali sono gli obiettivi, com'è composta la nostra comunità di riferimento, quali sono i target a cui vogliamo parlare, perché se vogliamo parlare ai giovani e agli anziani dobbiamo utilizzare lo stesso messaggio ma descriverlo in maniera diversa. Quindi ci sono ovviamente delle tecniche che consentono di essere più efficaci
efficaci nel raggiungere quelli che sono gli obiettivi di comunicazione. Sicuramente non tirare a caso, c'è bisogno appunto di avere una strategia ben strutturata. Poi trovate ovviamente dei dettagli che riguardano i prodotti, cioè, scusate, gli strumenti di comunicazione che potete utilizzare. Questo è un dettaglio di Facebook, ma trovate sicuramente sul come organizzare una conferenza stampa, come organizzare un evento, come organizzare una strategia social. Quali sono, diciamo, le tecniche da utilizzare, sui diversi canali social? Perché Facebook, che è un, social relazionale, si differenzia da Twitter, oppure si differenzia da Instagram, e a che cosa può servire, WhatsApp, oppure i servizi di messaggistica istantanea? Se pensate al comune di Prato, che avendo una forte comunità di riferimento, cinese, ha aperto un canale WeChat proprio per dialogare con loro, quindi è sensibilità verso il territorio. Lo dicevamo prima, l'importante all'interno di una strategia di promozione è costruire relazioni, non link. Quindi non possiamo fermarci a quelle che sono delle, diciamo, dei messaggi oppure delle storie fini a se stessi. Noi dobbiamo alimentare la relazione quotidiana con l'utente, il che significa impostare una strategia, ma anche seguire passo passo quelle che possono essere le esigenze degli utenti stessi quando si relazionano con i nostri servizi. Ed ecco appunto quello che vi dicevo prima, lo storytelling, cioè aiutare a raccontare come cambia il rapporto tra amministrazione e cittadini attraverso una narrazione coinvolgente, semplice e empatica, che riesce più comprensibile, diciamo, agli utenti, riesce più comprensibile per gli utenti raccontare attraverso la tecnica narrativa del racconto quelli che sono passaggi complessi che l'amministrazione sta mettendo in atto. Per cui trovate delle tecniche su come organizzare il racconto, quali sono le tecniche più diffuse di storytelling, dall'utilizzo di un personaggio allo scegliere una trama, a raccontare una storia attraverso le immagini, attraverso dei prodotti multimediali. E appunto qui lo ribadiamo, non vuol dire raccontare storie, ma comunicare attraverso la tecnica del racconto, in maniera tale da diciamo, creare maggiore empatia e coinvolgere l'utente nel cambiamento in atto. Qui trovate un dettaglio su come si può organizzare lo storytelling attraverso i social media. E quello che è importante e che sottolineiamo nelle linee guida appunto è che una strategia di comunicazione non è mai statica, ma è diciamo una strategia dinamica che cambia a seconda di quelli che sono i risultati che voi raggiungete. Quindi è importante conoscere il proprio pubblico di riferimento, il che significa ascoltare quello che succede online quando mettiamo in atto una strategia di comunicazione, quindi leggere quelli che sono i dati degli strumenti che utilizzate attraverso gli analytics, attraverso l'insight dei social, ma anche attraverso delle tecniche di indagine. Ad esempio, potreste fare un questionario per capire se la vostra strategia di comunicazione sta funzionando e quindi aggiustare il tiro nel caso in cui vi rendete conto che magari o avete raggiunto degli obiettivi oppure gli obiettivi che vi eravate preposti non sono proprio rispondenti con quelle che sono le esigenze degli utenti. C'è anche un glossario che vi aiuta e aiuta chi utilizza le linee guida a comprendere meglio dei termini che sono per addetti ai lavori e quindi sostanzialmente a semplificare anche il vocabolario che viene spesso utilizzato all'interno, diciamo, di chi si occupa della comunità di professionisti che si occupa di comunicazione. Questo è un dettaglio del sito che è comunica.italia.it, dove trovate le linee guida, ma trovate anche una cosa molto bella, che sono i kit di comunicazione declinati su due piattaforme principali come SPID e PagoPA, ma anche sul fascicolo sanitario elettronico. Perché abbiamo pensato a fare dei kit? Proprio perché è uno strumento di facilitazione, quindi anche mettere a disposizione dei file facilmente modulabili per chi si occupa delle strategie di comunicazione o di fare una campagna di comunicazione, poteva essere qualcosa di utile, proprio perché aiuta a declinare meglio l'impostazione creativa della campagna stessa.
sono dei format grafici accompagnati da indicazioni operative che aiutano a capire come declinare creativamente una strategia di comunicazione. Trovate sette tipologie che sono le più classiche dei prodotti di comunicazione, quindi un format per una locandina, per una card Facebook, per un banner, per una copertina, eccetera. Sono un punto di partenza per utilizzare le strategie di Comunica Italia, ma anche per declinare, diciamo, una vostra strategia di comunicazione. E sono dei kit che rispondono appunto a specifici prodotti o a specifiche idee di promozione dei servizi digitali. Li trovate secondo due declinazioni, una che considera la foto come elemento portante della strategia creativa e l'altra che invece considera il testo come elemento portante della strategia creativa, e quindi non trovate delle indicazioni fotografiche, ma delle soluzioni con delle icone, e trovate anche delle indicazioni su come scegliere delle foto, come impostarle, come scegliere un titolo, come organizzare un copy, come inserire i loghi e quali sono gli spazi da rispettare per rendere armonica una soluzione grafica. Noto che ho soltanto 2 minuti, quindi scorro in maniera un po' più veloce su quelle che sono le strategie, cioè l'organizzazione dei kit, ma tanto li troverete sicuramente online all'interno delle guide di Comunica Italia, ma anche nei materiali del webinar. Sicuramente hanno delle indicazioni puntuali per accompagnare la creazione creativa. Sono dei file sorgente. Che cosa significa? Che li trovate in Illustrator, in PSD o in PDF modificabile, e queste sono le istruzioni, cioè vi danno le misure per organizzare una locandina, quali sono le cose, gli spazi che voi dovete rispettare se dovete realizzare un prodotto che va, ad esempio, sulla stampa, come organizzare l'inserimento di un titolo anche da un punto di vista di utilizzo di font e di caratteri, che sembra banale, ma vi assicuro, quando vai a declinare creativamente un'idea di comunicazione, molto spesso non lo è. Per quello trovate per ogni strumento predisposto, e trovate anche una sorta di catalogo di icone che potete utilizzare per le vostre strategie di comunicazione. Ecco, quello che noi abbiamo provato a realizzare con Comunica Italia è far passare non solo il messaggio che la comunicazione è leva di attuazione delle politiche pubbliche, ma anche che sostanzialmente organizzare una buona strategia di comunicazione è sicuramente immaginare, una campagna che possa essere guidata dal buon senso, in cui è importante comunicare le cose in maniera semplice, ma soprattutto comunicarle in maniera significante. E io ho terminato, e non so se c'è spazio per le risposte o lo facciamo alla fine, però per quelle che sto scorrendo adesso, per esempio il dottor Alagna, perché non un kit sulle opportunità legate al CAD? Perché anche Comunica Italia è uno strumento in fieri, al momento abbiamo prodotto questi 3 kit, ma sicuramente ragioneremo magari sullo sviluppo di altre kit di comunicazione, e ci piacerebbe farlo in maniera partecipata, così come abbiamo fatto per la produzione delle linee guida. Quindi nei prossimi sviluppi del progetto sicuramente capiremo quali possono essere meglio le esigenze più forti da parte delle pubbliche amministrazioni, quindi ragioneremo sicuramente su questo. Sì, è vero, siamo d'accordo che la comunicazione sia importante, ma negli enti piccoli non abbiamo neanche l'ufficio ICT, mi rendo conto. Infatti quello che posso dire è che le linee guida di comunicazione sono pensate soprattutto, secondo me, come uno strumento utile per i piccoli comuni, proprio perché ma mancando delle professionalità è uno strumento che ti aiuta quantomeno ad orientarti all'interno di delle attività che hanno bisogno di strategie ben definite, ma anche di una conoscenza della comunicazione, quindi anche di applicare delle metodologie che, vi assicuro, non sono per nulla banali. E va bene,
Va bene, io se non ci sono altre domande, che sicuramente magari non ho visto, quello che ho visto prima era forse un commento relativo al target. Noi non parliamo solo ai giovani, cioè le linee guida Comunica Italia sono degli strumenti che aiutano le amministrazioni a capire come parlare anche ai pubblici di riferimento, per cui non necessariamente giovani, ma anche le donne, ma anche le anziane, ma anche tutta la popolazione, proprio perché i servizi digitali partono necessariamente per essere offerti a tutti, però ci possono essere delle esigenze che riguardano determinate fasce di popolazione. Pensate ad esempio al pagamento della mensa, sicuramente il target è quello, diciamo, dei genitori, che possono essere definiti all'interno di una fascia d'età o all'interno di, diciamo, una definizione di usi e consumi. Io terminerei qui. Passo la parola all'esperienza portata da Leonardo Cherubini di Noi PA. E grazie a tutti. Tutti, spero mi sentiate. Sono Leonardo Cherubini, lavoro al MEF, in particolare alla Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione. Ho letto qualcosa in chat mentre passavano gli interventi. Io purtroppo sono un funzionario e supero i 54 anni di età, quindi diciamo, ho letto qualcosa sulla difficoltà di aggiornarsi, spero di non deludervi. Allora, a parte gli scherzi, vi do un minimo di contesto per capire qual è la situazione nella quale diciamo, è nata questa forte esigenza di comunicazione da parte della nostra direzione. Noi, come forse qualcuno saprà, gestiamo fondamentalmente il nostro core business è quello di gestire il sistema Noi PA per il pagamento degli stipendi della pubblica amministrazione, di tutti i dipendenti della pubblica amministrazione. Questo sistema è un sistema, diciamo, che ha un pubblico piuttosto consistente, stiamo parlando di 2 milioni di dipendenti pubblici e oggi è la più grande piattaforma al mondo di servizi HR, appunto dedicata alla gestione dei pubblici dipendenti. Noi PA nel piano triennale Agit è stata identificata come tra le infrastrutture immateriali come piattaforma abilitante per la gestione del personale della pubblica amministrazione con un duplice obiettivo, appunto quello di costituire il sistema unico di gestione dei processi amministrativi del personale pubblico e di rappresentare la base dati del personale della pubblica amministrazione. Quindi diciamo così, questo riconoscimento ci ha portato alla convinzione che fosse necessario avviare un grande progetto di trasformazione digitale del sistema Noi PA. Abbiamo quindi avviato nel 2017 un progetto di cosiddetto Cloudify Noi PA, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione Europea, il cui obiettivo, fondamentalmente detto in termini molto pratici, è portare la platea delle amministrazioni servite dalle circa 100, un po' meno di 100 attuali, alle 11.000 pubbliche amministrazioni italiane e la platea dei dipendenti dagli attuali 2 milioni a 4 milioni, a 3 milioni, scusate. Quindi diciamo che l'obiettivo è quello appunto di creare un sistema unico di gestione del personale, come ho già detto, ma utilizzando anche ovviamente delle infrastrutture adeguate. Quindi, diciamo, utilizzando quelle che sono le paradigmi cloud, big data, eccetera. E quindi, fondamentalmente, l'obiettivo è quello di ovviamente informatizzare i processi della
della pubblica amministrazione italiana, quindi accompagnare in qualche modo il processo di trasformazione digitale della pubblica amministrazione italiana, razionalizzare anche i processi di gestione del personale e naturalmente diciamo, portare a bordo un'utenza sempre più ampia, estendendo quindi l'erogazione dei servizi a tutte le pubbliche amministrazioni centrali, al mondo della sanità, alle regioni, agli enti locali. Quindi, diciamo, l'obiettivo poi, come dire, finale è quello di superare la frammentazione attuale dei servizi e delle infrastrutture, cercando appunto, diciamo così, di assorbire in qualche modo, tutti i servizi di gestione del personale. Chiaramente questo è un progetto che deve, diciamo, anche, come dire, per la portata intuibile diciamo, del progetto, deve appunto risolvere alcune esigenze. Innanzitutto, ovviamente, l'eterogeneità e la numerosità delle amministrazioni servite, aspetti legati alla riservatezza delle informazioni, la necessità di avere un'infrastruttura flessibile, scalabile e che sia ovviamente che garantisca la sicurezza nell'erogazione dei servizi, semplificare le modalità di onboarding delle amministrazioni nel sistema, assicurare la continuità operativa e ovviamente erogare dei servizi qualitativamente, cioè dei servizi di qualità. Questo si è cercato di fare fronte a queste esigenze attraverso una serie di direttrici tecnologiche di progetto che, diciamo, introduco brevemente, non essendo tra l'altro io un tecnologo, quindi vi ho già detto, vi ho già parlato dell'infrastruttura CloudOlli. La organizzazione dell'erogazione dei servizi a microservizi, questo che cosa ci consente? Ci consente, diciamo, di poter personalizzare il catalogo dei servizi offerti sulla base delle esigenze delle amministrazioni aderenti, e questo naturalmente porta poi una flessibilità, la possibilità di personalizzare la soluzione. Con diciamo appunto secondo le esigenze specifiche, e appunto un altro aspetto importante è quello della multi-tenancy, quindi istanziare servizi e appunto istanze del sistema dedicate ai singoli enti. Allora, chiaramente, diciamo, questa evoluzione del sistema, che è un'evoluzione come dire particolarmente impattante, innanzitutto naturalmente sulla struttura che la gestisce e in secondo luogo ovviamente sulla platea delle amministrazioni e degli utenti serviti dal sistema, naturalmente aveva bisogno di una comunicazione a supporto che fosse efficace. Ora, noi in particolare come direzione ci occupiamo della comunicazione, diciamo, chiaramente come MEF abbiamo una direzione della comunicazione, un ufficio stampa che si occupano della comunicazione istituzionale e con i quali siamo assolutamente allineati, ma noi ci occupiamo in particolare di una comunicazione specifica sugli aspetti del sistema, specifica anche sulla innovazione, cioè cerchiamo in qualche modo di far comprendere la trasformazione digitale che è in atto sia ai nostri utenti, ma in generale anche al cittadino. Quindi diciamo, abbiamo chiaramente messo a terra una serie di strumenti relativamente di recente, perché l'apertura della pagina Facebook Noi Via risale al 2017, al marzo 2017, successivamente nel 2019, che diciamo per noi è un po' un big bang, perché siamo
abbiamo avviato in esercizio il portale del nuovo sistema. In questo anno abbiamo portato in esercizio l'app del sistema Noi PA. Anche qui siamo andati a colmare un vuoto che già altre app non ufficiali avevano colmato. Abbiamo lanciato il profilo Twitter perché la platea ovviamente che abbiamo su Facebook è un target un po' diverso rispetto alla platea di Twitter che ci interessava raggiungere. Abbiamo quindi, come detto, lanciato nel settembre 2019 il nuovo portale e poi abbiamo, come dire, gettato il cuore oltre l'ostacolo, abbiamo prodotto una docuserie della quale diciamo, a breve vi parlerò. Per quanto riguarda, naturalmente abbiamo anche, questo è come dire, coevo all'avvio del progetto Cloudify, un portale di progetto del quale, diciamo, al di là delle informazioni relative al progetto, del quale mi piace sottolineare l'approccio collaborativo, nel senso che nell'ambito del portale di progetto, a parte una ovvia sezione dedicata alle proposte e ai suggerimenti che vi posso garantire abbiamo tutti preso in considerazione e ai quali abbiamo anche cercato di rispondere e di dare giustificazione, diciamo, nel caso il suggerimento per qualche motivo raramente non fosse accoglibile. A parte questo, dicevo, abbiamo un'area prototipi nella quale, diciamo, cerchiamo di pubblicare in maniera piuttosto frequente prototipi man mano che vengono realizzate parti del sistema. Ad esempio, tanto per dirne una, prima che fosse realizzato il nuovo portale Noi PA, abbiamo inserito nell'area prototipi tre diversi layout di home page del portale e li abbiamo messi a votazione fra gli utenti e alla fine abbiamo ovviamente scelto quella più scelto e implementato quella più votata, il che naturalmente non cambia la logica della struttura dell'informazione del portale e gli obiettivi del portale, ma comunque dà valore anche alle scelte di quelli che il portale tendenzialmente lo utilizzano tutti i giorni. Quindi dicevo, l'app che diciamo, al di là adesso dell'aspetto come dire, di accesso ai servizi tramite mobile, che comunque chiaramente ormai è irrinunciabile, nel senso che lo strumento attraverso il quale in particolare i nostri amministrati, se non forse i nostri operatori, accedono ai servizi. E, diciamo, non era ovviamente più differibile, anzi. No, è nostra intenzione andare verso un approccio sempre più diciamo, vicino al mobile, quindi in alcuni casi ci piacerebbe anche che alcuni servizi fossero mobile only, quindi fruibili magari esclusivamente dall'app. Quindi vedo che il tempo scorre, io mi scuso, vado un po' avanti, poi magari ci sarà tempo per qualche domanda per chi vuole approfondire. Naturalmente, quindi diciamo, rispetto al discorso che facevo del mobile, ovviamente abbiamo implementato anche nel portale una logica mobile first, quindi l'attenzione, per così dire, a disegnare un'interfaccia che fosse fruibile da portale. Abbiamo dato una grande abbiamo cercato di valorizzare molto il patrimonio informativo, quindi abbiamo una sezione open data diciamo, in cui stiamo cercando di alimentare con una quantità di dati sempre maggiore. Il portale è accessibile ed è anche multilingue. Al momento sono implementati inglese e tedesco, ma successivamente saranno implementate anche altre lingue. Accesso on speed. Da un po' di tempo il nostro portale è accessibile on speed, ma non solo, grazie alla collaborazione con Agid abbiamo anche attivato un servizio che si chiama Ottieni Speed, attraverso il quale tutti gli amministrati del sistema Noi PA possono ottenere speed attraverso i vari provider con una procedura diciamo così, semplificata,
in quanto l'accesso al portale NoiPA garantisce l'identità dell'amministrato e quindi non è necessaria l'identificazione dei visu. Quindi, come vedete, diciamo, questo in particolare Ottieni Speed è un servizio che ha molto bisogno di promozione, perché poi gli utenti che effettivamente hanno utilizzato il servizio, quindi che hanno fatto Speed o che comunque accedono con Speed, non sono poi così tanti. Quindi su questo stiamo cercando di mettere in campo delle iniziative utilizzando per esempio la nostra pagina Facebook. Ecco, quello che voglio dire è che comunque non... Abbiamo messo in piedi nella pagina Facebook anche un piccolo chatbot, ma veramente fatto in casa utilizzando Chatfuel, che adesso si chiama ManyChat, che diciamo, ci ha dato modo di capire come anche questo strumento, per quanto digitale, fosse comunque particolarmente gradito. Quindi anche sul discorso chatbot sicuramente stiamo facendo e faremo dei ragionamenti, anche eventualmente in modalità mista, cioè in parte bot e in parte chat. Per quanto riguarda, diciamo, volevo, appunto, a questo punto, diciamo, visto che il tempo è abbastanza limitato, ecco, vorrei parlare invece di questa iniziativa che è nata nel 2018, di fatto su iniziativa del nostro direttore. Abbiamo in qualche modo pensato che, diciamo, che volevamo in qualche modo aprire la scatola, questa scatola nera che rappresenta per l'utente l'amministrazione, perché ora al di là del fatto che poi sui canali social comunque cerchiamo di andare incontro agli utenti, quindi cerchiamo di andare verso gli utenti, di andare a cercare gli utenti nel posto in cui che loro frequentano tutti i giorni, diciamo così, in realtà è comunque un modo di approcciare l'utente impersonale e invece noi volevamo in qualche modo far vedere le nostre facce, cioè far vedere che comunque dietro questa macchina che insomma diciamo è anche molto spesso criticata, in realtà ci sono delle persone che lavorano e che lavorano anche, devo dire, con impegno, con passione, naturalmente sempre nel limite delle loro possibilità. E quindi abbiamo pensato di produrre una docuserie. È una docuserie in 9 puntate, poi c'è un trailer, un prequel, un'intervista al regista, quindi sono 12 filmati brevi, quindi circa 3-4 minuti. E come è stata realizzata? È venuto un regista documentarista qui da noi. Si è, come dire, installato nell'ufficio per un periodo abbastanza lungo, ha girato una grandissima quantità di materiale tra momenti di relazione fra noi dipendenti, momenti di incontro con le amministrazioni che ci hanno accompagnato nel percorso di trasformazione del sistema NoiPA. Hanno ripreso riunioni, hanno ripreso anche pranzi in ufficio, fuori, quindi diciamo una grande quantità di girato che poi è stato sintetizzato appunto in questi 9 episodi che raccontano che cosa? Raccontano il fatto che qui c'è un gruppo di persone che sta portando avanti contemporaneamente due attività. Una è quella di garantire lo stipendio al personale della pubblica amministrazione, che rimane ovviamente il nostro core business, e contemporaneamente portare avanti un discorso di trasformazione digitale importante, un grande progetto importante diciamo, per fornire un servizio sempre migliore. Ora, diciamo, qui vi ho messo il link, per non potendovi far vedere il video per motivi di connessione, vi ho messo il link al prequel che, devo dire, spiega molto bene in 3 minuti da dove veniamo e dove andiamo fondamentalmente. Ora, capisco che una serata, la serie si chiama Ogni Santo 23, capisco che una serata Ogni Santo 23, come si farebbe con altre serie, non la farete mai, però io vi invito, vi ho dato in fondo tutti i riferimenti. Vi invito ad andare a vedere sicuramente il prequel e magari poi, se vi viene la curiosità, anche qualche episodio della serie. Io ho finito, leggo alcune domande.
Sì, diciamo, NoiPA è il sistema che gestisce le amministrazioni pubbliche, quindi diciamo che tutte le tipologie di enti pubblici possono aderire a NoiPA. In ogni caso, se andate sul portale, risponde diciamo, alle domande relative all'adesione ai servizi, se andate sul portale NoiPA, nell'ultima slide ci sono i riferimenti, c'è una sezione che mi sembra si chiami Come fare per aderire, dove ci sono tutte le indicazioni opportune. Quindi diciamo, direi che questo magari risponde un po' alle varie domande che sono state poste. Io vi ringrazio per l'attenzione. Ciao a tutti. Io oggi provo a raccontare un'esperienza che abbiamo svolto utilizzando le indicazioni che Angela ha riassunto nelle sue premesse. Il presupposto su cui noi lavoriamo sempre all'interno di questa struttura è che il problema principale che hanno le pubbliche amministrazioni è un problema di comunicazione, cioè noi abbiamo difficoltà a rapportarci con gli utenti, a farci in qualche modo rispettare dagli utenti per la grande mole di attività che viene svolta, perché lo raccontiamo male, perché non siamo in grado di arrivare a tutti, perché non abbiamo gli strumenti giusti, perché non siamo sufficientemente chiari, sufficientemente tempestivi. Quindi è un problema principalmente di comunicazione, quello che noi ci abbiamo davanti. Io lavoro per una grande amministrazione, la più grande amministrazione del centro-sud d'Italia, che non gode di un grandissimo, diciamo, non ha una grandissima valutazione da parte degli utenti, per tante ragioni, un po' perché ci sono stati episodi legati all'inchiesta della magistratura, un po' perché ci sono state inchieste delle Iene, un po' perché qualche mio collega ci aiuta tanto queste cose, quindi diciamo che i dipendenti di Roma Capitale non sono sempre così ben voluti e quindi spesso i cittadini fanno ricadere sui comportamenti dei dipendenti le difficoltà che hanno. Allora, prima questione, io racconto un'esperienza che riguarda una cosa particolare, che è quella di cercare di ridurre il carico di utenti fisici che si reca agli sportelli dell'amministrazione per chiedere certificati, ma anche altro. E quindi fare in modo che i servizi online che sono stati attivati, che sono, diciamo, anche di complessi, che riguardano sia i certificati, sia le pratiche edilizie, sia le questioni che riguardano le contravvenzioni, eccetera, eccetera, siano maggiormente conosciuti e che quindi si raggiunga un doppio obiettivo, no? Da una parte il fatto che tu liberi dal peso fisico, le strutture, dal peso fisico delle file e agli sportelli che viene effettuato, dall'altra parte perché in questo modo si riducono i disagi per i cittadini. Ovviamente, come tutti sanno bene, farsi un certificato online da casa, da dove ti pare, è sicuramente meno faticoso che dover uscire con la macchina, specialmente in una città complicata come Roma, andare a recarsi in uno sportello, fare la fila, trovarsi magari qualche difficoltà, doverci tornare, eccetera, eccetera. Quindi, in realtà, l'obiettivo dell'amministrazione è quella che quei servizi digitali si riduca il peso sull'amministrazione e si faciliti la vita dei cittadini, quindi un doppio risultato. Ovviamente il fatto che siano effettivi e ben funzionanti i servizi online siano ben funzionanti è sicuramente un vantaggio anche per l'amministrazione, che in questo modo potrebbe addirittura ridurre il numero di dipendenti addetti agli sportelli. A questo punto che cosa succede? Succede che Roma Capitale ha tanti servizi online che non sono ben conosciuti.
Questi servizi online vengono gestiti attraverso il portale di Roma Capitale è un luogo in cui bisogna ovviamente essere riconosciuti per poter accedere, no? Perché non può essere un servizio che non richieda un'identificazione. L'identificazione è partita tantissimi anni fa, era legata a una procedura definita dall'amministrazione, era legata alle caratteristiche della persona e quindi ciascuno dei quelli che erano iscritti al portale ha ottenuto nel passato un sistema, una identità per poter accedere al portale e riesce ad avere una serie di servizi. A un certo punto, però, l'amministrazione capisce che il doppio binario, quello che era stato instaurato con l'entrata in vigore di SPID, avrebbe creato nel futuro una serie di contraddizioni e quindi decide che dal 1 gennaio del 2019 non ci si potrà più iscrivere al portale con la vecchia procedura, ma tutti quelli che vogliono accedere ai servizi al portale devono avere un'identità SPID. Ovviamente c'è un margine di tempo con cui quelli che avevano il vecchio sistema potranno continuare a entrare, che durerà ancora 6 mesi dell'anno prossimo, però sostanzialmente l'obiettivo è quello che da un certo punto in poi SPID diventa l'unica chiave di accesso per entrare all'interno del portale dell'amministrazione e poter utilizzare i servizi online. Perché si è ragionato in questa maniera? Si è ragionato in questa maniera perché la questione sta in questi termini. SPID serve a tantissimi servizi. Permette di accedere ai cittadini a sempre più servizi all'interno della pubblica amministrazione. Quindi in realtà quelli che hanno SPID a un certo punto diventeranno molto più di quelli che avevano il vecchio accesso al portale. E quindi dirottare su SPID è un'esigenza anche di omogeneizzazione e di costruzione di un maggior consenso. Ridurre, io insomma, utilizzo un sacco di servizi online, ho addirittura un software che mi gestisce le oltre 100 password che mi devo mantenere per poter utilizzare tutte le cose che in qualche modo funzionano. Questo ovviamente la moltiplicazione degli accessi è sicuramente un problema che riguarda tantissime persone. Quindi se tutto si uniforma su SPID questa cosa viene ovviamente migliorata. A quel punto, come fare? Bisogna individuare una campagna di comunicazione che in qualche modo avverta che l'amministrazione si trasformerà in questa direzione. Allora, qui ovviamente la campagna è partita prima del 1 gennaio 2019, ha avuto una serie di strumenti di comunicazione che sono i social, le affissioni, i manifesti, la radio, i comunicati, eccetera, eccetera. Abbiamo tranquillizzato tutti quelli che in qualche modo avevano un vecchio accesso, che questa cosa in qualche modo potrà funzionare, però l'obiettivo, ripeto, è quello che SPID deve diventare una, diciamo, una identità per tutti i cittadini di Roma Capitale. Allora, a quel punto, come fare a, come dirlo ai cittadini? In questo senso, questa è l'esperienza che noi abbiamo voluto fare, che è quella di usare i toolkit che Comunicati ha messo in piedi, che Angela Creda raccontava precedentemente, cioè quella di dire facciamo in modo che la nostra comunicazione sia facilmente inquadrabile nell'ambito delle comunicazioni nazionali relative a SPID, che non sia quindi un'ulteriore novità, in modo che si possa avere maggior consenso, maggior attenzione, maggior riferimento. Tutti quelli che si sono preoccupati nel passato di dover avere SPID per magari avere qualche accesso a attività delle amministrazioni centrali o attività delle ASL, eccetera, eccetera, magari dice: beh, però SPID, la grafica è la stessa, la capisco, riesco a inquadrarla benissimo. Quindi, perché non utilizzare i toolkit che ha messo in piedi Comunica PA e che ci possono aiutare in questo senso?
Questo, rispondendo anche a una domanda che io vedevo in chat prima mentre seguivo i miei predecessori, che era quella di dire come si fa sui piccoli comuni dove magari ci sono poche competenze. Ecco, secondo me questa cosa, oltre che per noi, vale ancora di più per chi, no, per chi ha meno risorse, sia economiche che di personale nei confronti della definizione di una campagna che incrementi l'utilizzo di Speed all'interno del loro ruolo. Allora, vediamo un po' di ragionare. Perché abbiamo usato i toolkit? Prima di tutto perché sono fatti bene. Se ve li andate a guardare, se li andate a esaminare, sono ben costruiti, sono chiari, puliti, hanno tutti i template che possono servire, sono, diciamo, adattabili, e possono, in qualche modo essere molto facilmente fruibili dalle persone. La seconda ragione è quella che dicevo prima, cioè il fatto che in questo modo se c'è una campagna che viene decisa a livello nazionale da tutti quanti nei confronti di Speed, uno riconosce quel tipo di messaggio e in qualche modo fa attenzione a quel tipo di sistema. Seconda cosa, perché appunto perché sono costruiti bene, servono a fare una comunicazione di questo genere, quindi sono adattabili per l'utilizzo di tutti gli strumenti, dai social ai manifesti che devono essere affissi per strade, ai sottotetti che vengono affissi all'interno dei treni della metropolitana, eccetera, eccetera, eccetera. I toolkit, essendo uno strumento a disposizione di tutti, sono molto ben disponibili affinché le pubbliche amministrazioni le possano usare. In questo modo, insomma, c'è anche, diciamo, un modo per diffondere il sistema all'interno di amministrazioni che magari non si pongono assolutamente il problema o che in qualche modo non hanno mai affrontato un ragionamento di questo genere, vuoi per ragioni di ristrettezze sia di economiche sia di personale. Poi usare i toolkit ci ha permesso, diciamo, di risparmiare spese aggiuntive per la grafica e per la realizzazione di processi ad hoc, nel senso che era già pronto, quindi non abbiamo dovuto fare contratti con agenzie pubblicitarie per inventarci un qualche sistema perché già c'era e quindi ci ha fatto risparmiare. Ecco, questo non è un'attività secondaria. Se tutta la comunicazione delle amministrazioni si basa su un messaggio che in qualche modo è riconducibile, è sicuramente un bene per fare in modo che lo Speed sia maggiormente usato anche all'interno di questa amministrazione in cui io lavoro. E la possibilità che le persone che abbiano Speed possano accedere a servizi online, ma che possono accedere alle informazioni, che possono accedere a processi di partecipazione, a processi di comunicazione più interattiva, è sicuramente un elemento di valutazione enorme della possibilità che ci sia. Ovviamente tutto questo è stato coniugato con l'identità digitale che ha Roma Capitale, che è quella legata al suo logo, alla sua scritta, alla fascia che vedete in alto su questa slide, che è rossa, che in qualche modo è codificata, che in qualche modo ricorda a tutti che quello che viene rappresentato è uno strumento ufficiale, e quindi noi abbiamo integrato la grafica di Roma Capitale con la grafica che i toolkit ci avevano proposto, adeguando le immagini, ovviamente indicando i copy che ritenevamo più opportuno, eccetera, eccetera, e questo ci ha permesso di raggiungere molto meglio un obiettivo, che era quello di informare i cittadini che a un certo punto non si poteva più entrare con le vecchie, non si poteva più identificare col vecchio sistema, ma bisognava adeguarsi alle attività di Speed. Che questa campagna sia andata bene, lo posso testimoniare perché non ci sono state grandissime lamentele da parte dei cittadini sul fatto che di questa cosa non si sapeva molto, e in realtà tutti stanno utilizzando questo sistema e quindi e quindi questo tipo di messaggio è riuscito a passare. Ripeto, questa è una piccola esperienza,
non pretendiamo di aver soddisfatto tutto. Sicuramente c'è ancora molto più da fare perché lo sviluppo dei servizi digitali richiede un processo di convincimento dell'utilizzo dei sistemi digitali che deve superare una serie di barriere. Una prima barriera è legata esclusivamente al fatto che la gente non sa che esistono. La seconda barriera è trovare il modo per cui si convincano le persone che che sono stati trasformati in sistemi online sono sistemi di facile accesso, che sono in qualche modo facilmente fruibili. La terza cosa è che siano in qualche modo certificati tanto quanto un servizio di vecchio tipo e che non richiedono poi la possibilità di dover avere delle competenze particolari. Cioè è chiaro, io ho 65 anni, quindi rifuggo dalle discussioni sulle questioni che riguardano l'età, perché non credo che sia questo il problema. Io conosco persone più anziane di me che smanettano con i loro telefonini in maniera superiore a quanto voi possiate immaginare. Il problema è che questo tipo di utenza, che è variegata, che ha tutte le caratteristiche, tutte le condizioni, deve in qualche modo essere informata e formata nei confronti del processo di accesso ai servizi digitali. E questo ovviamente è un tema di campagna di lungo tempo, come diceva Angela, è sicuramente legata al fatto che noi produciamo anche dei sistemi di storytelling in cui le persone possono identificarsi nei protagonisti del messaggio che viene raccontato e che quindi in qualche modo possono essere più sensibili al fatto che questa cosa venga utilizzata. Leggendo le domande che sono state poste, c'è ovviamente una domanda più specifica che riguarda come si fa una procedura IMU, con cui risponderò a Nicola Carlomagno se ci scrive appena è possibile. Allora, in realtà noi abbiamo una struttura. L'altra domanda che poneva Lorenzo è quanto tempo abbiamo speso per integrare i toolkit di Agite nei confronti delle nostre procedure. In realtà non abbiamo speso molto tempo, nel senso che noi abbiamo in qualche modo un'attività di presenza sulle capacità grafiche che non è eccezionale, però sicuramente ci permette di fare alcuni risultati, fatta da personale interno dell'amministrazione, il quale ha compreso molto velocemente come funzionava il toolkit di Agit e in questo senso è riuscita ad adeguare i nostri vincoli di grafica con le specifiche che venivano presentate all'interno del toolkit. In realtà è stato molto più semplice di quanto ci è voluto. E il tempo è stato un paio di settimane, non ci è voluto di più, nel senso che la definizione poi di questa grafica che vedete, che poi ovviamente è stata diciamo, adeguata ai ca vari canali che venivano proposti, non ha richiesto più di un paio di settimane. Quindi a conferma della bontà dei toolkit di Agit, che io ho scoperto, grazie diciamo, al circuito nazionale, ma ci hanno sicuramente aiutato. Per quanto riguarda Nicola Carlomagno, rispondo in chat adesso per iscritto, così riesco a capire meglio qual è il problema. Se non ci sono altre domande, io chiuderei qui. Rimandando al moderatore la possibilità di evidentemente intervenire. Grazie mille Roberto D'Alessio. La domanda specificava quanto avete speso, credo, in termini economici, quindi non so se vuole continuare la risposta prima che io passi la parola agli altri relatori per le domande.
Sì, posso integrare facilmente. Non abbiamo solo soldi perché il personale che se ne è occupato è personale dell'amministrazione, quindi non costi aggiuntivi. In realtà il personale dell'amministrazione costa, quindi la nostra attività ha un costo specifico, però non è stato necessario dover incrementare ulteriormente i costi nei confronti di questa esigenza, e questo è sicuramente un vantaggio non indifferente in una situazione in cui rimediare soldi da destinare a processi comunicativi non è sempre facilissimo. Bene, grazie mille. Io passerei la parola a Leonardo Cherubini che ha 3 domande a cui se vuole può rispondere adesso online, sempre limitatamente rispetto ai pochi minuti che ci rimangono. Sì, allora le 3 domande che però adesso scusate scorro un attimo, sì, ok. Dunque, allora per quanto riguarda no, i dipendenti degli ordini professionali direi di no, perché non è una PA e quindi direi di no, mentre invece per quanto riguarda la pubblica amministrazione, quindi diciamo sulla obbligo di adottare noi PA, in realtà ci sarebbe un DM che appunto, come dire, richiede che le pubbliche amministrazioni adottino noi PA, salvo che diciamo, ha un costo del servizio. Sul portale c'è anche uno strumento per calcolare sulla base del personale il costo della soluzione scelta, perché oggi è disponibile una soluzione base con i servizi stipendiali e una soluzione avanzata con anche la gestione del time management. E dicevo quindi, a meno che l'amministrazione non abbia soluzioni diciamo, più economiche rispetto a quella proposta da noi PA. E tutte le tipologie di enti pubblici possono già aderire a noi PA, tenendo presente che al momento il progetto quindi di rifacimento del sistema noi PA è ancora in corso, quindi al momento noi PA con alcuni servizi nuovi però è allo stato dell'arte, quindi l'adesione al sistema noi PA. Che comunque tra l'altro ha dei tempi, quindi diciamo che diciamo, potete trovare sicuramente anche questo sul portale. Non so, penso di aver risposto. Sì, grazie mille, va benissimo. Allora, siccome abbiamo 5 minuti ancora di tempo, non so se gli altri relatori vogliono intervenire per precisare, per dire qualcosa che magari con la fretta hanno messo, quindi datemi un segnale se qualcuno vuole intervenire ancora. E allora non ci sono segnali. Scusate, ho letto adesso una domanda relativa al fatto che noi PA non copre tutti gli ambiti, era appunto quello che dicevo, cioè il nuovo sistema rappresenta un sistema integrato che copre tutti gli ambiti della gestione del personale pubblico. L'attuale sistema, quindi il vecchio sistema, diciamo ormai perché già molti servizi del nuovo sistema sono in linea, il vecchio sistema copriva la gestione diciamo degli stipendi, quindi della remunerazione e la gestione del time management. Non vedo Ok, altre domande. grazie mille. Grazie mille Leonardo. Angela, vuoi dire qualcosa? Non si sente, hai attivato il microfono? Non ti sentiamo? No. Ci stai riprovando? Ok. Allora, se non ci sono altre domande e se
Angela, non devi aggiungere niente ai problemi col microfono. Allora, io vi ricordo, come vi diceva Stefania all'inizio, che saltiamo il prossimo martedì, che è il 3 dicembre, per rivederci il 10. Come al solito, creeremo una pagina di eventi PA con il prossimo webinar. Lo potete già vedere, potete vedere il titolo già nelle pagine precedenti da cui vi siete iscritti, e vi arriverà una mail che vi consentirà l'iscrizione. Potete scaricare l'attestato di partecipazione a questo webinar quando vi arriverà la conferma via mail, e ci farete un grande piacere se poi valuterete anche il gradimento a questo evento. Io vi ringrazio tutti e vi do appuntamento a martedì 10. Grazie mille.